Manovra di bilancio 2023-2025, il Consiglio approva a maggioranza e via libera con i voti a favore di PD e Italia Viva. Contrari Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Festività, gli auguri a tutti i cittadini toscani da Gianni e Mazzeo, tradizionale brindisi degli auguri per le prossime festività e in vista del nuovo anno. Il Consiglio regionale, al termine di una lunga seduta, ha approvato a maggioranza la manovra 2023-2025 che comprende bilancio di previsione 2023-2025, la legge di stabilità per il 2023 e, collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza NADEF 2023. Hanno votato a favore i gruppi del PD e di Italia Viva. Contrari invece i gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Nel corso delle operazioni di voto sono stati approvati anche una serie di emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, PD, Gruppo Misto Toscana Domani. Passano anche gli ordini del giorno collegati, uno a firma del Presidente della Giunta, due del PD, sei presentati dalla Lega, tre a firma di Fratelli d'Italia, due di Forza Italia e uno del Gruppo Misto Toscana Domani. Sul collegato alla legge di stabilità, ritirati un ordine del giorno di Fratelli d'Italia e uno del Movimento 5 Stelle. Respinto un ordine del giorno sempre del Movimento 5 Stelle. La legge di stabilità per il 2023 è passata a maggioranza. Il bilancio passa con 37 emendamenti a firma del Presidente Gianni all'articolo 2 e il ritiro di un emendamento della Lega all'articolo 1. Passano anche gli ordini del giorno collegati, 4 del PD, 1 del Gruppo Misto Toscana Domani e 5 di Fratelli d'Italia. Sentiamo le parole di Giacomo Bugliani, Presidente della Commissione Bilancio. Un bilancio che tiene conto della situazione di estrema incertezza nella quale si trova la nostra regione, come del resto il nostro paese, tutto il panorama internazionale, sia per le vicende che riguardano la politica internazionale, sia per il caro energia. Una situazione quindi complessa che però ha spinto la Regione Toscana a voler approvare nei termini la manovra di bilancio. E questo a legislazione vigente, quando ancora non è stata approvata la manovra finanziaria a livello statale. Una scelta che si è voluto fare proprio per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte della Regione di dare alcune puntuali risposte a interventi di cui il territorio regionale ha assoluta necessità proprio a partire dal 1 gennaio del 2023. C'è da dire che di fondo si registra uno squilibrio di parte corrente per 150 milioni che viene compensato con lo sfondamento di alcune politiche di spesa che però verranno tutte recuperate con la nuova programmazione comunitaria che prenderà il via dall'anno prossimo. Ci sono una serie di risorse importanti che vengono incrementate, sono circa 427 milioni di euro quelli che vengono ad aggiungersi al fondo sanitario, quindi avremo una dotazione maggiore da questo punto di vista, ma c'è anche un incremento di 850 milioni di euro sulle risorse comunitarie previste per il periodo 2021-2027, un incremento sensibile di risorse provenienti dal PNRR e 109 milioni di spesa in conto capitale che vengono da risorse regionali. Questo ci consente anche di ricalibrare in alcuni settori strategici di governo della Regione le risorse che vengono messe a disposizione. Tra i settori nei quali si registra un maggiore incremento di risorse, quindi anche di interventi da parte della Regione Toscana per l'annualità 2023, ricordiamo innanzitutto la materia del diritto allo studio, quella della cultura, dove vengono fatti numerosi investimenti sotto il profilo della tutela del patrimonio storico-artistico e quindi del recupero degli edifici storico-artistici nel territorio della Regione, un incremento significativo delle risorse destinate alle politiche sociali. Ci sono 30 milioni di euro che sono finalizzati all'edilizia popolare pubblica, quindi
un intervento molto atteso che consentirà di dare risposte puntuali al territorio. Ci sono alcuni settori strategici che hanno una crescita di risorse a disposizione dopo un periodo di contrazione. Penso soprattutto alla materia del turismo, nella quale si registra un incremento di circa 11 milioni di euro per l'annualità 2023, ma anche settori importanti come ad esempio quella della difesa del suolo. Per quanto riguarda la materia delle infrastrutture e dei trasporti, rimane sostanzialmente invariato lo stanziamento, siamo a circa 950 milioni di euro sull'annualità 2023, molti dei quali, circa 640, sono destinati proprio alla convenzione per il trasporto che viene usualmente e annualmente effettuato sia via terra, sia via ferro, sia via mare. Comunque risorse che hanno sempre avuto una certa capienza e che vengono confermate anche per l'annualità successiva. Si può dire quindi che con questa manovra puntualmente approvata si potranno dare importanti risposte al territorio regionale, a tutta la comunità toscana in settori importanti. Evitare l'esercizio provvisorio è quindi un atto fondamentale che consentirà appunto già dal 1 gennaio dell'anno prossimo di poter mettere in atto tutta una serie di misure che grazie a queste risorse aggiuntive potranno dare seguito a interventi importanti attesi dal territorio ma anche dagli enti locali che peraltro sono particolarmente beneficiati da questa manovra finanziaria, in quanto una parte consistente di risorse viene destinata agli enti locali, anche per dare risposte concrete, ad esempio in materia di viabilità nei diversi territori della regione, e ci sono proprio stanziamenti di risorse finalizzate ai piccoli comuni per consentire loro di poter attuare quegli interventi che da soli non potrebbero realizzare per le comunità, le piccole comunità della nostra regione, soprattutto nella zona montana. E adesso il commento di Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD. Intanto si tratta di una manovra impegnativa perché fa fronte a quelle che sono le esigenze dei territori della comunità toscana, con un riferimento anche alla legge di bilancio che è in discussione e approvazione in Parlamento, che purtroppo non tratta troppo bene degli aspetti fondamentali come quelli della sanità pubblica, perché se la manovra verrà approvata in Parlamento così come è stata presentata ci saranno dei tagli alla sanità pubblica, e sappiamo che la sanità toscana è una delle più pubbliche che abbiamo nel nostro paese. In realtà la manovra che è stata presentata è una manovra che dal punto dei volumi cresce, siamo quasi a 12 miliardi, anche in virtù di un aspetto molto positivo, che sono circa 800 milioni in più che arriveranno dall'Europa per quanto riguarda la programmazione ordinaria. Quindi i fondi che riguardano il 21-27. Nonostante le difficoltà che ho detto, l'aumento dei costi dell'energia che si aggiungono a queste difficoltà, non sono previsti aumenti di tasse, e questo è un altro aspetto che intendiamo sottolineare. Dopodiché, con il nostro emendamento, che maxi emendamento che abbiamo chiesto al Presidente, abbiamo inteso anche migliorare questa manovra su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali, perché come abbiamo sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Allora abbiamo chiesto di aumentare le risorse per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei disabili gravi, abbiamo chiesto di prevedere delle risorse in continuità con quanto avvenuto negli anni scorsi per i piccoli comuni, che spesso sono i piccoli comuni montani e delle aree interne. Abbiamo chiesto di aumentare le risorse per sostenere chi ha fatto domanda nei bandi della legge cosiddetta dei custodi della montagna, di cui siamo stati promotori e che ha avuto un grande successo. Sono state oltre 400 le domande che sono pervenute.
Abbiamo chiesto di poter implementare le risorse per quanto riguarda una serie di interventi di investimento anche puntuali per dare risposte a quello che ci hanno chiesto i comuni e un'attenzione nei confronti dei gestori delle RSA e delle RSD, quindi i nostri anziani che noi speriamo anche attraverso il sostegno della Regione non vedano l'aumento delle rette. Ecco, questo è il senso del contributo che il Partito Democratico ha chiesto al Presidente per implementare e per migliorare la manovra che è arrivata. E quindi crediamo che in questo modo possiamo dare anche nel prossimo anno le risposte di cui la Toscana ha bisogno in una fase che comunque si preannuncia molto impegnativa per le famiglie, per le imprese, ma anche con il sostegno di quello che è contenuto in questo bilancio e sperando che alcuni grandi interventi riprendano o prendono avvio, penso al sottoattraversamento per quanto riguarda ferroviario per quanto riguarda Firenze, oppure i lavori finalmente della DARS in Europa, possiamo guardare al 2023 con speranza e comunque convinti che siamo qui per dare un contributo importante alle nostre comunità. Sempre per la maggioranza sentiamo le parole di Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva. Inizia una manovra di bilancio importante, un consolidato rapporto di fiducia fra Italia Viva e il Partito Democratico, sicuramente un elemento positivo, bisogna fare ancora meglio, si può migliorare. Una battaglia che sto seguendo in prima persona, quella di incrementare le risorse a favore delle famiglie con disabili. Bisogna trovare in ogni modo 2 milioni di euro per dare una risposta importante alle famiglie che hanno un minore disabile. Nel contempo una battaglia vinta da Italia Viva, quella di arrivare in bilancio senza nessun aumento di tasse. Non viene aumentata l'addizionale IRPEF, non viene aumentato il bollo auto. È una battaglia che noi abbiamo portato avanti anche al cospetto dei nostri alleati che ci hanno dato ragione. Abbiamo dimostrato che le risorse per la sanità c'erano, per il sociale ci possono essere, ci sono per lo sviluppo economico le infrastrutture. Nel contempo uno sforzo in queste ore a presentare degli emendamenti anche per dare ulteriori risposte ai comuni della Toscana, soprattutto per quanto riguarda i temi del dissesto idrogeologico, della sicurezza idraulica e alcuni aspetti di carattere sportivo e culturale. Sto lavorando in questa direzione, mi auguro un buon esito di questa discussione che avverrà al termine di questi 3 giorni. Adesso un breve commento sull'approvazione del bilancio del Consiglio regionale da parte di Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale. Innanzitutto ho fatto una scelta, quella di non contingentare l'ordine dei lavori, l'ho fatta proprio perché volevo dare a tutti la possibilità di discutere, di confrontarsi su un bilancio strategico. È il primo bilancio in cui cofinanziamo i nuovi fondi strutturali e ci mettiamo più di 100 milioni di euro di spesa corrente per cofinanziare tutto questo. È un bilancio in cui riusciamo, come dire, a ridare spinta, dinamicità anche alla nostra sanità, anche grazie a questa formula del payback sugli elettromedicinali. Insomma, è giusto che ci sia un approfondimento, è giusto che le colleghe e i colleghi facciano la propria parte. Io mi auguro che non venga fatto solo ostruzionismo, ma che si entri nel merito, perché poi il nostro obiettivo è votare il bilancio in maniera tale da offrire ai cittadini i migliori servizi a partire dal 1° di gennaio. Fare opposizione è giusto, entrare nel merito di ogni provvedimento è sacrosanto e quindi il mio compito è dare a tutti la possibilità di farlo nella maniera migliore. Allo stesso tempo io mi auguro che gli emendamenti non siano emendamenti fatti per fare ostruzionismo, perché questo non serve alla collettività dei toscani. Ripeto, ho solo ascoltato la conferenza stampa, non ho visto gli atti che sono presentati. Alle 15 ho comunque convocato una conferenza dei capigruppo per confrontarmi insieme sull'ordine dei lavori, con un solo obiettivo sempre, quello di offrire un bilancio, in questo caso, che permetta di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Il resto lo lascerei fuori dalle nostre stanze e dalle nostre discussioni. Il voto contrario è dunque arrivato dalle forze di opposizione. Sentiamo le parole di Elena Meini della Lega, Francesco Torselli di Fratelli d'Italia,
Marco Stella di Forza Italia, Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Sì, gli emendamenti saranno tantissimi su questa manovra di bilancio. Abbiamo denunciato da mesi e mesi che siamo stanchi di far sì che non siano rispettate le prerogative del Consiglio regionale, le prerogative delle opposizioni. Riceviamo sempre i documenti all'ultimo minuto, ancora dopo quasi 2 anni e mezzo di mandato non sappiamo quale sia la visione di Giani e del PD per la Toscana. Non abbiamo un piano regionale di sviluppo, non abbiamo una serie di documenti che ci servono anche nel ruolo di opposizione, di garanzia e di controllo per tutti i toscani. Non possiamo più accettare che tutto sia improvvisato con atti illeggibili, atti arrivati l'ultimo giorno. Noi non siamo più disposti a svolgere il ruolo delle opposizioni così, senza rispetto del Consiglio regionale. Questo bilancio è un bilancio che al suo interno ha il nulla, non sono ancora chiusi i conti sulla sanità, non c'è una visione strategica sulle infrastrutture, non c'è una visione per quanto riguarda tutte le importanti attività che oggi dovrebbe svolgere la regione toscana dopo una crisi pandemica e una crisi energetica come quella che abbiamo e stiamo ancora purtroppo tutt'oggi attraversando. Le imprese che sono in crisi sono tantissime, non sappiamo quale visione ci sia per la tutela del lavoro. Ecco, si naviga a vista, siamo nel vuoto più totale e noi questo non lo possiamo più accettare. Addirittura abbiamo visto che in questo bilancio hanno avuto il coraggio anche di togliere il contributo di 700 euro alle famiglie disabili con un minore a carico. Avevamo chiesto e votato all'unanimità che per le famiglie disabili purtroppo non si termina di essere disabili con il compimento dei 18 anni di età e avevamo chiesto che questo contributo fosse anche rivolto alle famiglie con maggiorenni a carico. Non solo non lo hanno attuato per i maggiorenni, ma lo hanno tolto anche per le famiglie con minori. Noi anche su questo daremo battaglia, perché non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B in Toscana, nessuno deve rimanere indietro, le imprese e le aziende hanno bisogno di risposte e oggi purtroppo non hanno nessuna risposta da Giani e dal PD. Siamo disposti a rimanere in Consiglio regionale a Natale, farci l'ultimo dell'anno, qualsiasi attività serva per far capire che così la Toscana non può andare avanti e c'è bisogno di qualcuno che la tuteli e questi saremo noi con la presentazione di una serie di emendamenti e ordini del giorno per presentare la nostra visione di Toscana. Ma è una manovra di bilancio che, come abbiamo avuto modo di dire, arriva senza che siano stati rispettati i tempi necessari affinché chiunque, non soltanto le opposizioni, ma chiunque potesse leggere e capire in maniera seria cosa stessimo per votare. Non a caso, non è una nostra supposizione, ma l'aula si blocca e riparte continuamente, non riesce nemmeno a sviluppare in maniera seria il lavoro, perché come sempre i bilanci arrivano e dopo 4 ore si pretende che i consiglieri li votino senza conoscerne i contenuti. Quando ne abbiamo visto i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio: se si destina 1 milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo. Una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale. Poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male. E la Giunta Giani ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo presentato oltre 1000 emendamenti cercando di riportare questa manovra in un contesto per noi più consono. Vediamo quanti saranno accettati, come si svilupperà il dibattito. Abbiamo già fatto una nottata fino alle 3 in aula, speriamo di mangiare il panettone con le nostre famiglie e non nella sala del Palazzo del Pegaso. Abbiamo visto più che il bilancio, abbiamo visto questa regione, perché con i colleghi di centrodestra, della Lega e di Fratelli Italia, dalla mattina alla sera giriamo la Toscana, incontriamo le donne e gli uomini che in questa regione vivono, producono e fanno di questa regione una delle regioni più belle che c'è al mondo.
E all'interno del bilancio non abbiamo trovato niente di quello che servirebbe a questa regione. Questo è un bilancio, va detto in maniera estremamente chiara, che se fosse un'azienda privata decreterebbe il fallimento dell'azienda. E noi decretiamo il fallimento politico della Giunta Giani, del centrosinistra, il fallimento di un bilancio che è retto soltanto grazie ad un elemento, il payback. Pensate che il tetto di spesa della Regione Toscana dal 2015 al 2018 ha superato la soglia consentita dal governo di oltre 850 milioni di euro. E le aziende, con il payback, la Regione gli chiede entro 30 giorni di rendere 490 milioni di euro. È questo il bilancio della Regione Toscana. Dentro il bilancio non c'è una linea di indirizzo programmatica che guarda la Toscana del futuro, che sostiene le nostre imprese, che sostiene le famiglie. Penso per esempio alla Pharma Valley, che ce l'annunciano da 20 anni e che ancora non c'è. Penso alla Darsena Europa, che ci racconta che è pronta da 15 anni e ancora non c'è. Penso alla Tirrenica, penso allo sviluppo del sistema aeroportuale, penso al sistema dei porti. Immaginate cosa non potrebbe essere questa regione con dei porti funzionanti. Penso alla famosa Toscana Strade, quella che dovrebbe occuparsi delle strade regionali a partire dalla FIPILI. Ecco, non c'è un elemento dentro questo bilancio che ci dice che guarda la Toscana del futuro. Con i colleghi di centrodestra, con i gruppi di Lega e di Fratelli d'Italia, insieme a Forza Italia, abbiamo presentato oltre 500 emendamenti a questa manovra che disegnano una Toscana diversa, che guarda ai disabili, che guarda alle imprese, che guarda alle famiglie, che guarda al mondo delle attività produttive, che inserisce all'interno del bilancio la programmazione ancora assente in questo bilancio. Ecco perché siamo pronti a fare non solo 3 giorni di Consiglio regionale, saremo pronti a stare qui anche a Natale, siamo pronti a stare anche la notte del 31, non abbiamo preso impegni con le nostre famiglie perché vogliamo portare in Consiglio regionale quella che sarà la Toscana dal 2025 in poi, che guarda le imprese, che guarda le famiglie, che guarda lo sviluppo di questa regione e che propone un modello alternativo rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi. Una manovra di bilancio che arriva naturalmente, come sempre, in tempi stretti. Questa volta veramente siamo stati travolti da una serie di documenti, a cominciare dalla nota di aggiornamento al DEF, da tutta una serie poi di interventi che sono stati portati dalla Giunta, quindi ci aspetta, diciamo, un esame assolutamente approfondito. La questione è sempre la stessa, siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo. Naturalmente una partita importante, sicuramente già fin da ora la possiamo dire, riguarda gli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno, in una fase anche di particolare criticità, tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto. Ecco perché, diciamo, tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su 3 situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino a 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto, che io insisto vengano poi destinati all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui, diciamo, intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, di appunto documento economico-finanziario, consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula, con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento. E questo anche perché sia il Presidente del Consiglio, che è assessore anche al bilancio, e gli altri assessori hanno mancato di farci avere tutta la spiegazione politica di come era stata impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati, dei goals dell'agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti.
Si è svolto il tradizionale brindisi degli auguri per le prossime festività e in vista del nuovo anno. Gli auguri a tutti i cittadini toscani sono arrivati da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e da parte del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sentiamo le parole durante il brindisi. Qualcosa che sentiamo molto importante, ma non è il governo della regione o il consiglio della regione, è l'insieme delle persone che operano nell'ordine pubblico, lo svolgimento, diciamo, di un sistema di sicurezza, degli organi istituzionali, di una stampa che sempre più ha importanza nell'orientare valori, e la collaborazione l'ho vissuta profondamente. Affronteremo nuove sfide, credo probabilmente il 23 arriveranno dei migranti nel porto, è una situazione che ci fa speranza nel guardare al futuro. E auguri per la